una serie di domande. Introduco, coach Marcelletti, una vittoria probabilmente insperata a un certo punto, ma sicuramente il merito che abbiamo avuto è stato quello di non mollare mai, di continuare a difendere e di crederci fino alla fine, perché il break che aveva fatto San Severo, essendo stata una partita a ritmi abbastanza bassi, punteggio basso, quindi un break di 6 punti era significativo, poteva essere quello determinante. Secondo me siamo stati bravi in alcune situazioni difensive e poi in attacco a trovare le soluzioni sia da sotto che da fuori, che erano più libere. Poi chiaramente lì ci vuole anche un po' di fortuna, perché anche se tiri liberi non è detto che tu faccia canestro. Chiaramente è una partita delicata per entrambe, però mi sembrano, io penso che tutte e due siamo due squadre vive. Parlo per una squadra, abbiamo perso delle partite ultimamente, però siamo stati sempre in partita. Ho visto San Severo contro Venezia, che ha giocato una partita di grandissima intensità, e ti dico che bisogna, per quanto ci riguarda Verona, dobbiamo continuare a crederci, a lottare, perché è un campionato molto equilibrato, molto duro, molte squadre poi cambiano assetto strada facendo, però devo dire, sono contento di come il lavoro che abbiamo fatto in settimana, di come i ragazzi sono riusciti poi a provare a metterlo in pratica stasera. Domande? Quando ho visto in campo Dickens, che erano in forze in settimana? No, ma io pensavo che già lui ho visto già stamattina, pensavo sicuramente che avrebbero giocato, insomma ci stavo a dire. Anche perché visto il momento, tutti i giocatori, io pensavo ho avuto in settimana anche Iurevicius e Guelli che non Guelli sono allenati, però questi sono momenti in cui là si vede anche lo spessore del giocatore ci deve essere, anche con i Cerotti ma deve scendere in campo, e mi pare che Dickens stasera ci ha fatto molto male in molte situazioni. Altre domande? Io parlo di gestiti che per una velocità di libera. Sì. Forse anche gestiti che per un secondo da terra. Questa sconfitta può essere una... Ma vive proprio perché, voglio dire, per la situazione di classifica che abbiamo, secondo me, per come stiamo giocando entrambi, siamo delle squadre che possiamo solo crescere, migliorare, in questo senso qua lo dicevo. Visto che mancano ancora tante giornate alla fine. E comunque per me, secondo me, la classifica è abbastanza, parlo di giù, è abbastanza corta, bisogna vedere che spirito c'ha una squadra, e mi pare che queste due squadre abbiano uno spirito. Poi chiaro, una vince, una perde, noi ci siamo più fortunati sull'ultimo possesso, potevano vincere loro, ci stava tranquillamente, capisci? Possiamo liberare coach Marcelletti? Grazie coach, buon Natale a tutti. Anche a te. No, lo adesso sopra. Coach Maurizio Bartocci, una sconfitta sul suono della sirena, una sconfitta che brucia? Moltissimo, abbiamo giocato tenendo conto delle condizioni in cui ci siamo trovati ad allenare questa settimana in 6. E quindi abbiamo messo praticamente in campo la squadra giusto per giocare la partita con Digent e anche Ian, però ci siamo allenati tra settimana in 6, e questo un po' lo paghiamo nella gestione della squadra, nella gestione dei tempi, del ritmo della partita, perché non c'è l'abitudine e non c'è la possibilità di giocare durante gli allenamenti tutti quanti assieme, e questo poi alla fine si paga. Domande? Perché non c'è una sistematica? Se faceva fallo sistematico, segnava i libri e sbagliavamo, perché ha fatto fallo? Se ha segnato e perché l'ha lasciato? Alla fine sono scelte che si fanno, ragazzi. È come c'è una vecchia storia di Pentassuglia, no? Che diceva che c'è questo fatto di tiri liberi. È stata così, abbiamo difeso, abbiamo cercato di tenere uno contro uno, è andata così, la difesa si è aperta ed
è andata, è andata, è andata male. Questo è... Prego. Lo stesso finale con Renzo, un collega anche del collega, in volata. Una sconfitta in volata. Una sconfitta in volata, situazione di farlo sì, no, no. Dove lì? Di quella che è stata. Sì, vabbè, Venezia forse era stata un po' diversa come siamo arrivati alla fine con quel fallo fischiato a un minuto alla fine che ci ha un po' condizionato, anche il quinto fallo di Cipro, era una situazione un po' diversa. E poi sai, quando fai punto a punto possono esserci mille situazioni diverse, gli episodi poi fanno la differenza. È chiaro che a noi... ci manca un po' di quella tranquillità nei momenti importanti e questo facciamo fatica, ci andiamo a chiudere in situazioni dove non riusciamo a giocare più insieme, ma andiamo a situazioni individuali perché ci manca la fiducia, ci manca quella, la capacità di gestire quei momenti importanti, anche perché purtroppo sinceramente non riusciamo a farlo da due settimane, tre settimane non riusciamo più ad allenarci, questo è il vero problema. Però credo che poi l'atteggiamento dei giocatori sia stato positivo e ci abbiano messo tutto, soprattutto quelli lì. Ho chiesto a Paolo, a Yannis di fare qualche minuto, ce l'ho dato, l'altro minuto ce l'ha dati anche Zarello, insomma con questo siamo riusciti a fare. Però fondamentalmente, ripeto, nei momenti importanti a noi ci manca quella tranquillità di gestire le situazioni e nei momenti più importanti noi abbiamo giocatori più talento, Childress, Dickens e Zanelli questa sera che chiaramente poi diventano l'obiettivo unico della difesa avversaria. Qualche domanda? Sì, Dickens in qualche situazione ha lamentato la mancanza di gioco a due con i suoi compagni e io ritengo che non avesse colpa sinceramente, però è una questione di mancanza di conoscenza come sta ripetendo lei, o ci sono abbiamo messo allora pensa che nel momento in cui cioè quando Dickens è uscito per infortunio dopo la chiedimola abbiamo messo anche dei giochi nuovi perché dovevamo mettere delle situazioni in più per gli esterni che lui ha imparato praticamente l'altra sera per la prima volta le abbiamo approvate quindi ci manca anche questo, cioè lui non ha, abbiamo, ha fatto un allenamento camminando e stasera si è visto in diverse situazioni che non riusciva a muoversi, anche quei tiri presi da Bellina era lui non aveva nessuna forma di reattività, nessuna forma di reattività, però io non posso dirgli dovevi difendere di più o cosa, perché poi gli mancavano gli appoggi, non, cioè anche sull'ultima situazione volevamo fare situazioni diverse, gli ho detto io non mi posso muovere, quindi resto lì attaccato al mio perché se devo andare a cambiare, se devo andare ad aiutare, se devo andare a fare una cosa non ce la faccio. E allora a quel punto lì sei anche costretto a fare certi tipi di scelte e certi tipi di situazioni. È chiaro che è mancato dopo tre settimane che non si allena con la squadra, difficile anche che si trovi immediatamente le collaborazioni, anzi troppe ne abbiamo fatte secondo me stasera. Prego. Non era forse il caso di tenere Stefano negli ultimi minuti? L'ho messo. Gli ultimi minuti non si chiude. Ha giocato l'ultimo minuto, viste, Stefano, l'ultimo minuto. Sì, al 2-3 minuti, magari, quando la palla ha portato. Se eravamo più 6, abbiamo fatto più 8. Allora, se stavamo più 6 con Michele Ferri in campo, vuol dire che Michele Ferri qualcosa ci ha dato. No, di conseguenza, voglio dire, poi loro hanno recuperato per due tiri, il tiro da 3 di Bellina, il tiro di Alessandri, giusto, poi l'ultimo minuto l'ho messo. Più, non può fare. Le sconfitte sono sempre brutte, tutte quante, è stata brutta quella di Venezia, molto, perché l'abbiamo pagata tanto a livello nervoso quella di Venezia, ce la siamo giocata per 35 minuti a Veroli, però per la fine ci manca sempre qualcosa, stasera è stata una partita importante, speravamo e pensavamo di poterla vincere. Ci abbiamo creduto, probabilmente se avessimo avuto la possibilità di fare qualcosa in più assieme sarebbe stato diverso. Ma perché il psicologico sulla squadra con una sconfitta del genere sono una diretta concorrente in casa? Sì, lo so, chiaramente adesso i giocatori sono tutti morti, però
io dicevo adesso ai ragazzi che dalle cose negative bisogna capire quali sono gli errori che abbiamo fatto. Gli errori che abbiamo fatto stasera, gli ho detti, e capire che dalle cose negative bisogna lavorarci su e combattere per passare alle cose positive. È chiaro che a livello nervoso questa partita ci costa, adesso abbiamo 2-3 giorni ancora di lavoro e poi dopo ci ricarichiamo un po' le energie adesso dopo Natale. Possiamo liberare il coach? Grazie a voi. Pronto? Sì, ciao.